Vita lo cantiamo, sei la merda di Milano, quello stemma che hai sul cuore rappresenta il disonore tra sconfitte e delusioni, sempre solo umiliazioni, rossoneri siamo noi, ma chi cazzo siete voi? Interista vaffanculo, interista vaffanculo, interista vaffanculo, interista vaffanculo. Qua ragazzi, buongiorno e bentornati nella casa del diavolo. Il tring è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice in su per il tring e doppio pollice per il diavolo. Ragazzi, nel primo commento trovate il numero del gruppo WhatsApp di Team Maglie Calcio. Ragazzi, contattate Francesco su WhatsApp, controllate il catalogo, fate la vostra scelta. Tutte le migliori, l'eccellenza per quanto riguarda il vestiario sportivo, ragazzi, tute, magliette di tutte le vostre squadre preferite, italiane, europee e mondiali. Team Maglie Calcio, numero di telefono del gruppo WhatsApp nel primo commento. Ragazzi, siamo tornati e vi chiedo, prima di incominciare, se vi piace il video lasciate un bel like. Ragazzi, facciamo crescere il canale. Le nostre idee sono importanti. Mi avete detto tutti che in questi giorni in cui mi sono preso qualche giorno, qualche periodo di vacanza, tutti hanno sparato a zero sul Milan. Bene, ragazzi. Sono tornato e andiamo subito a chiarire un paio di questioni. Prima fra tutte la questione Maldini e Massara. Ragazzi, stamattina ho già fatto il video short, io ho letto dei commenti imbarazzanti, addirittura ho bannato una persona. Perché? Perché mi vergogno di essere messo a paragone di certe persone che si definiscono tifosi del Milan. Un commento imbarazzante, indegno, che addirittura mette in discussione il campionato vinto, scrivendo: ah, se Maldini e Massara non si muovono, si mette in discussione anche la vittoria del campionato scorso, è tutta una barzelletta. Compa, la barzelletta sei tu. Tu e tutti quelli come te siete la vergogna dei tifosi del Milan. Ora ragazzi, io ve lo ripeto per l'ennesima volta. Secondo voi, il Milan, se voleva cambiare dirigenza, avrebbe aspettato gli ultimi giorni? Secondo voi è una cosa normale? È una cosa che può venire dal cervello? Io mi chiedo spesso se la gente che commenta faccia funzionare il cervello oppure veramente scriva solo perché le parole non si pagano. Perché veramente leggo tante di quelle cazzate che la metà bastano. Poi venitemi a scrivere: a Tringa sei un maleducato, Tringa insulti tutti. Sì, quelli che scrivono queste cose li insulto. Perché i primi a insultare siete voi. Voi siete un insulto ai tifosi del Milan. Stamattina adesso mi è arrivato il messaggio, la notifica di un video di Taxi Driver, il mio giudizio sull'operato di Jerry. Ma che cazzo devi giudicare? Ma tu da quale trespolo puoi giudicare le persone? Da quale trespolo vieni giù per giudicare le persone? Comunque andiamo avanti che meglio. Comunque, i due dirigenti, Maldini e Massara, ieri erano a Roma per chiudere la trattativa Florenzi che verrà riscattato, ragazzi, a 2 milioni invece che a 4. Quindi il Milan
come sempre, riesce a portare avanti le contrattazioni per i giocatori come vuole lui. Oggi il Milan è tornato padrone anche in queste cose. Tutti ascoltano il Milan, tutti prendono ad esempio il modo di lavorare della nostra squadra. Invece di continuare a scrivere cazzate sul Milan, pensate a queste cose, pensate alle cose buone che fa il Milan, invece di continuare a scrivere emerite stronzate. Comunque, riscatto di Florenzi avverrà fra pochi giorni, probabilmente per dare sicurezze sui giocatori, si aspetterà prima la firma di Maldini e Massara, che arriverà probabilmente lunedì o martedì. Lunedì o martedì Maldini e Massara firmeranno 2 anni con l'opzione per il terzo, come vi dico da qualche giorno. E sono stato il primo a dirvi questa cosa, quando tutti ancora vi raccontavano cazzate. Quando tutti ancora vi tenevano sulle spine, io vi dicevo che Maldini e Massara firmavano per 2-3 anni. Ok, allora, ieri, durante l'incontro per Alessandro Florenzi, probabilmente il Milan ha chiesto informazioni anche di Zaniolo e sembrerebbe che la Roma abbia accettato anche una contropartita. Ora, ragazzi, c'è tutt'altro che una contrattazione. Si è proprio i preliminari, però 2 parole sicuramente su Zaniolo sono state fatte, ve lo posso garantire al 100%. Ragazzi, allora, sembrerebbe che dalla Francia il Paris Saint-Germain si sia defilato da Renato Sanchez e vada su Fofana. Ok? Quindi, strada libera per il Milan e Renato Sanchez. Ma io ve lo dico da giorni che su Renato Sanchez non c'era nessun problema. Poi, chiaramente, se il Paris Saint-Germain avesse offerto 40 milioni, il Milan si sarebbe tolto. Però sembrerebbe, anzi, sicuramente l'affare Renato Sanchez avverrà e secondo me verrà spostato tutto dopo il primo del mese prossimo. Sicuramente alla fine di questo mese difficilmente vedremo operazioni importanti di giocatori in arrivo se non l'arrivo di Origi, ma stiamo a vedere. Allora, ragazzi, il Milan però visto comunque l'interesse del PSG per Renato Sanchez, si muove anche per un centrocampista, per un'alternativa che arriva dall'Aston Villa, Douglas Díaz, una cosa del genere si chiama. Questa è una pista che io non ho vagliato, per il momento non ho notizie concrete. Il Milan punta dritto su Renato Sanchez, ragazzi, quindi è quello che vi sto dicendo da tempo e è una notizia vera e concreta. Ragazzi, allora, altro discorso, Botman. Per tutti quelli che dicevano che il Milan è su Botman da gennaio, allora viene fuori una notizia della quale, se andate a vedere, io ne parlavo proprio a gennaio. Dallo Schalke 04 viene fuori l'indiscrezione che il Milan a gennaio era su un giovane difensore dello Schalke. Non si era mai parlato di Botman. La storia di Botman è stata tutta un'invenzione giornalistica perché Milan ha iniziato a parlare in maniera concreta di Botman marzo-aprile. A marzo-aprile, non prima. Il Milan a gennaio stava cercando un ragazzo giovane, poi non se ne è fatto niente perché Milan ha preferito puntare su Kalulu e Gabbia. Ma a gennaio la pista Botman era tutta un'invenzione dei giornali, ok? E questo sia ben chiaro. Ragazzi, oggi ci sarà anche il sorteggio del campionato, quindi anche quest'anno ci sarà il girone di ritorno sfalsato. Vedremo un po' quello che verrà fuori. Vedremo quello che verrà fuori. Io spero, come nella scorsa stagione, di avere tante partite importanti una dietro l'altra perché il Milan in quelle occasioni si esalta. Ragazzi, partiamo con lo scudetto sul petto. Onoriamolo, facciamo i tifosi del Milan, perché ve lo ripeto,
visto tanti indegni, ho letto commenti indegni in questi giorni, commenti indegni, e soprattutto il fatto che io mi fossi preso qualche giorno di pausa, la gente se ne è approfittata, perché non pigliate le parolacce, sono tornato e vi riempio di parole, ogni volta che sbagliate vi chiedo il conto, perché siete delle latrine, siete delle latrine. Lo scudetto non è roba vostra, lo scudetto della scorsa stagione è nostro, di quelli che ci hanno creduto fin dall'inizio. Ragazzi, vi voglio bene a tutti, sempre forza vecchio cuore rossonero, e ricordatevi che su questo canale si tifa la vecchia maniera, noi siamo vecchio stampo. Ragazzi, probabilmente stasera, ore 23, ci vediamo in live. Buona giornata a tutti.